Una delle palestre di ogni buon avvocato è il codice della strada. Le soluzioni che la fantasia forense trova ogni giorno per impugnare le multe sarebbero da raccogliere in un libro. Una volta mi ero inventato davanti a un giudice di pace la teoria secondo cui le multe per eccesso di velocità sarebbero tutte incostituzionali perché farebbero pagare a tutti gli automobilisti la stessa somma, rendendo di fatto più conveniente pagare l'ammenda a una persona ricca rispetto a una povera. Tuttavia, nel valutare la legittimità della multa ci si concentra spesso su aspetti formali, come la presenza del cartello con l'avviso agli automobilisti, la correttezza dei dati riportati sul verbale, la taratura dell'apparecchio, ma mai si ragiona sul fatto che la dimensione della strada può essere un elemento dirimente per decretare se la multa è valida o no. In un precedente video vi ho spiegato alcuni dei sistemi principali per impugnare una multa con l'autovelox. Oggi ve ne voglio rivelare uno nuovo, meno conosciuto, ma ugualmente efficace. Se vi interessa questo argomento, mettete like sul video, iscrivetevi al canale e gustatevi 10 secondi di sigla. Quante volte avrete visto sulle strade fuori dal centro urbano gli autovelox che costeggiano la strada? Immaginiamo allora una classica via a due corsie di marcia. Sul lato destro vedete un autovelox lasciato dalla municipale che magari nel frattempo si è allontanata. L'autovelox è posizionato sul ciglio della strada in corrispondenza della linea bianca che la separa dallo sterrato. Non ci sono altri posti per sistemarlo, non sono presenti infatti né piazzole né una banchina sufficientemente larga. Ebbene, in una situazione del genere, ossia in presenza di un autovelox su strada non particolarmente larga e senza banchina, la multa è nulla. Lo dice la giurisprudenza e anche il codice della strada. La legge in particolare afferma infatti che il prefetto può autorizzare l'uso degli autovelox senza la contestuale presenza degli agenti solo sulle strade urbane principali e su quelle extraurbane secondarie. Ebbene, la strada per potersi definire così deve avere una banchina di almeno un metro di larghezza. Ecco perché la multa con l'autovelox non è valida sulla strada senza banchina o con una banchina piccola e stretta. Cerchiamo di vederci chiaro e di capire più a fondo cosa significa tutto ciò. Un autovelox può funzionare in modalità automatica, ossia senza la presenza della polizia, e quindi con successivo invio della multa tramite raccomandata a casa del proprietario del veicolo, solo in autostrada e sulle strade extraurbane principali. In città invece gli agenti devono essere obbligatoriamente presenti a pena di nullità della contravvenzione. Questi devono quindi fermare l'automobilista, contestargli immediatamente l'eccesso di velocità e consegnargli il verbale in modo da raccogliere eventuali sue difese. Non resta che stabilire cosa succede quando l'autovelox è piazzato invece sulle strade che non sono né quelle di quartiere né le autostrade. Parliamo dunque delle cosiddette strade urbane di scorrimento e strade extraurbane secondarie. Anche in questi casi la regola imporrebbe la contestazione immediata della contravvenzione e quindi la presenza dei poliziotti sul posto. Tuttavia il prefetto può autorizzare la contestazione differita, ossia l'utilizzo di autovelox in modalità automatica senza gli agenti. Ma affinché ciò sia possibile è necessario che la prefettura emetti un decreto con cui individui l'esatto tratto di strada sottratto all'obbligo della contestazione immediata. Il provvedimento deve quindi spiegare alla luce delle caratteristiche della via per quali ragioni non è possibile intimare l'alta all'automobilista, ad esempio perché potrebbe causare dei problemi e entrarci alla circolazione. L'ordinanza del prefetto è legittima solo a condizione che autorizzi la contestazione differita sui seguenti tratti di strada che devono avere le caratteristiche individuate dal codice: strada urbana scorrimento, strada extraurbana secondaria. La strada extraurbana secondaria si ha in presenza di una strada a un'unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. Vediamo invece cosa si intende per strada urbana a scorrimento. La legge la definisce nel seguente modo: strada a carreggiate indipendenti o separate da sparti traffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, con una banchina pavimentata a destra e marciapiedi con le eventuali intersezioni con semafori. Per la sosta poi devono essere previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata. Dunque, se la strada non possiede tali caratteristiche, il provvedimento del prefetto che autorizza l'uso dell'autovelox in modalità automatica è illegittimo e la multa è nulla. Avrete notato come in entrambi i casi elemento essenziale della strada è la banchina, ossia la parte che va dalla striscia bianca continua ai margini della strada sino allo sterrato. La foto che vedete qui riprodotta illustra meglio delle mie parole quali sono le parti di una strada e cos'è la banchina stradale.
Ebbene, secondo la giurisprudenza non è possibile parlare di strada urbana a scorrimento se manca la banchina pavimentata di almeno un metro che serve alla sosta di emergenza. L'ampiezza minima di una banchina è fissata da un decreto ministeriale del 5 novembre 2011 e serve a evitare manovre pericolose su strade dove si presuppone che i veicoli corrano parecchio. Il tutto per tutelare la sicurezza dei conducenti dei veicoli e dei pedoni. Se la banchina è più piccola, quindi la multa è nulla. Dunque, se siete stati multati per causa di un autovelox installato ai margini della carreggiata priva di banchina di almeno un metro, potete impugnare il verbale allegando le foto che dimostrano come non ci sia un marciapiede adeguato lungo il viale dove è stata accertata l'infrazione. Lo stesso dicasi se l'incrocio non risulta regolato da un semaforo, come impone appunto la disposizione del codice della strada. Bene amici, anche questo viaggio nel diritto italiano è finito e mi raccomando, ditelo anche voi, questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.